Il giovane campione paralimpico Mario Gabossi darà l'assalto al titolo italiano e a quello mondiale di ginnastica artistica con una portafortuna d'eccezione, la cravatta del centenario dell'ANA. Grande successo a Bassano per la seconda edizione delle Alpinie di estive dell'ANA ai piedi del Grappa nei luoghi della Grande Guerra. 1700 atleti hanno dimostrato che lo sport unisce. Calato il sipario sulla seconda edizione delle Alpinie di estive, gli atleti si preparano alla versione invernale del 2020. Ad ospitarle sarà la Valle d'Aosta, nel frattempo proseguono gli altri campionati ANA. Partirà per l'italiano di Rimini e per il Mondiale Paralimpico di Ginnastica Artistica di Bochum con un portafortuna speciale, Mario Gabossi. Il 16enne camuno, in vista delle prossime esibizioni, è infatti ricevuto dal gruppo della locale sezione Alpini, di cui è la vera e propria mascotte, un dono davvero particolare da mettere in valigia e portare con sé. Aveva visto la cravatta di un nostro consigliere che era stata fatta dall'ANA per il centenario e quindi abbiamo pensato, gli era piaciuto, abbiamo pensato di donargliela. Visto gli impegni sportivi che ha adesso prossimamente, e di portarla e far valere i colori alla camonica dell'Italia. Sì, effettivamente viene volentieri con noi, gli piacciono la nostra realtà, le nostre feste, è sempre molto entusiasta di partecipare. Importante perché mi ha portato la cravatta in Alpini, io dico amicizia col cuore, viva gli Alpini e poi... In Alpini potrà fortuna i mondiali. Mario sarà chiamato domenica 24 giugno a difendere il suo titolo di campione italiano nella ginnastica artistica e dall'8 luglio metterà nel mirino anche il titolo di campione del mondo paralimpico. Grandi obiettivi indossando la cravatta alpina. Ora, i mondiali aspettiamo 5 a 9 a Bochum e serve molto lavorare. Gli italiani stanno arrivando. Sicuro io vinco, no, vinco, facciamo. Mario sta affinando la sua preparazione in vista di questi grandi appuntamenti e nell'ultima uscita ufficiale ha proposto in pubblico il difficile esercizio che porterà ai mondiali di Bochum. Aia. No, esercizi un po' lunghi, 8-7 esercizi, sparra oltre parallele e tutto, poi basta. Fare le gare, no basta no, le gare vanno avanti ancora i mondiali. Mario Gabossi è pronto a questa doppia sfida con il suo portafortuna e con tanti tifosi in più, tutti con il cappello, con la penna nera. La guerra divide i popoli, lo sport unisce, il motto della seconda edizione delle Alpinie di estive, svoltesi dal 7 al 10 giugno nel territorio della sezione ANA di Bassano del Grappa, è stato quanto mai azzeccato. 1700 atleti si sono confrontati nelle quattro competizioni previste, ma con il pensiero rivolto alla storia, soprattutto durante le celebrazioni, particolarmente significativa quella a Cima Grappa. Cima Grappa, che per noi alpini è qualcosa di particolare. Ha un significato forte, ha un significato oggi, in questi giorni, a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, che ci deve richiamare tutti a capire cosa vuol dire dopo 100 anni essere Italia. Quei ragazzi di allora hanno sacrificato la loro vita per noi e forse qualcuno oggi se lo dimentica, noi alpini no. Anche i campi di gara sono stati tracciati lungo le fortificazioni e le trincee del territorio quale filo conduttore ad unire il grigio verde delle divise di allora alle sgargianti divise di oggi. La fatica e il sudore che diventano rivincita della vita sulla morte, della gioia sulla sofferenza, dell'amore sull'odio, lasciando non solo tra i partecipanti ma anche tra coloro che hanno organizzato l'evento un ricordo indelebile. Un evento che sicuramente rimarrà nella storia. Un ringraziamento soprattutto a tutti gli alpini, a tutti i gruppi della sezione che si sono adoperati per la buona riuscita di questo evento. Avere a che fare con alpini di tutta Italia, essere un punto di riferimento per tutti è un'emozione. Lascia grande soddisfazione, lascia un senso anche di partecipazione profondo di quello che è la vera alpinità e soprattutto il senso profondo di essere alpini attraverso lo sport.
e sono certo che tutti gli atleti che stanno tornando a casa, arrivati a casa, porteranno nel cuore un senso profondo di gratitudine, soprattutto per la storia, la nostra storia, che deve essere una storia comunitaria, che deve naturalmente abbracciare tutti quanti e abbracciare anche e soprattutto chi 100 anni fa era nell'altra trincea dall'altra parte. La prima delle gare individuali, la corsa in montagna, si è svolta proprio a Bassano. Partiti dal rione di Sant'Eusebio, gli atleti, lungo un percorso reso viscido dalle abbondanti piogge, hanno percorso 11 km e mezzo per arrivare nel centro della cittadina, in Piazza della Libertà, dopo aver attraversato il famoso Ponte degli Alpini. A completare il percorso in 58 minuti e 13 secondi Daniele De Colò, della sezione di Belluno, che subito dopo la gara è tornato al lavoro, raccogliendo però, durante le premiazioni, i complimenti del pubblico e del suo responsabile del settore sportivo. Daniele è un grandissimo per noi, è veramente, veramente bravo, classe 1970, quindi primo assoluto vuol dire che veramente è un grande. È stato invece Enigo, posto a circa 800 metri sul livello del mare, sul confine dei 7 comuni dell'altipiano di Asiago, ad ospitare i piedi della Torre Scaligera vestita con il tricolore, gli atleti del duathlon, seconda gara individuale e vera novità delle alpiniadi estive. 13 minuti 27 secondi, nessuna penalità, hanno portato Diego Sittoni della sezione ANA Trento sul gradino più alto del podio. Sì, mi è andata bene sui bersagli, e ho preso al primo colpo, a parte l'ultimo, che sono avuti altri due colpi là, e invece il percorso è stato abbastanza tecnico, bellissimo, un po' bagnato, però veramente bello, insomma, dai. 10 le batterie partecipanti alla competizione. Dopo essere partiti dalla piazza centrale, hanno percorso i primi 3 km in mountain bike, poi l'accesso alla zona del tiro per colpire con la carabina laser i 5 bersagli del diametro di 3,5 cm posti ad una distanza di 10 metri. Il tutto in un tempo massimo di 120 secondi, poi di nuovo 2 km in mountain bike e l'arrivo in piazza. Un duathlon che, per usare un gioco di parole, ha davvero fatto centro. 46esima edizione del campionato nazionale ANA di marcia di regolarità in montagna a pattuglie, la prima delle due gare a squadre delle alpiniadi estive, si è svolta nella zona di Possagno. Ad avere la meglio su tutte le oltre 150 pattuglie partecipanti è stata quella della sezione di Biella, guidata dal capo pattuglia Emilio De Giorgis, campione italiano di marcia. Lo amo e mi alleno sempre perché mi piace praticarlo, in salute, i mezzi sentieri, le montagne, questa è la mia passione. Io con lui avevo già vinto forse 7-8 anni fa, è bellissima la cosa, ritornare a vincere di nuovo è più bello ancora perché siamo ritornati a vincere, però io faccio solo da gregario e lui che fa tutto il gran lavoro. 4 anni fa ho fatto secondo con il signor Miola e oggi vincere per me è una grande soddisfazione, anche perché non è la mia specialità, è lui il mostro della marcia. Io faccio gare di sky running ad alta quota, però per me è stata un'emozione vincere e sono contento. 18 km ed un dislivello di circa 1000 metri. Partiti da Possagno, le pattuglie sono salite fino al Monte Palon per poi ridiscendere e arrivare ancora in paese al Tempio Canoviano, transitando lungo il percorso della memoria tra trincee e camminamenti in ricordo di chi combatté durante la Prima Guerra Mondiale. Veramente una cosa emozionante, passare in mezzo alle trincee ricordando i caduti che sono stati in questa guerra. Percorrendo questo percorso un attimo di commozione anche. Quello che si vedeva da là sopra era bellissimo, sia la fortezza che i sentieri sono stati veramente bei posti. Mi sono fatto male facendo le foto lassù perché è un posto bellissimo, ci vorrebbe più tempo per visitarlo perché bellissimo il posto lassù, veramente, mi emoziono perché è bellissimo, oggi è una giornata stupenda. L'altra gara a squadre, quella che ha anche chiuso tutte le competizioni, è stata la corsa in montagna a staffetta, 42esima edizione del campionato nazionale ANA. 7 km, un dislivello di 350 metri con partenza ed arrivo in centro città a Breganze. 3 frazioni con partenza in linea che ha visto la sezione di Pinerolo essere la più veloce. Ho fatto il lancio, ho contenuto i danni e poi i miei compagni hanno fatto il capolavoro. L'altro anno siamo arrivati quarti per 6 secondi e quest'anno il destino ci ha premiato. Ho fatto la seconda frazione, mi ha dato il cambio, penso ottavo, così a 30 secondi dal primo, e io al secondo, terzo chilometro, là sul pianoro,
ho preso diciamo il primo e poi ho cercato di mantenere e dare più distacco possibile per poi il mio compagno, il terzo frazionista, è andata bene così. È stata dura perché davanti primo non mi era mai successo di essere primo e tenere il primo posto è una cosa difficilissima, hai paura di tutto quello che muove e tutto quello che si sposta, però ho cercato di aprire la manetta e ormai siamo abituati, siamo vecchi del mestiere, 45 anni non si può più pretendere, più che esperienza non si ha. È stata la sezione valtellinese, organizzatrice e vincitrice delle scorse alpiniadi invernali, ad aggiudicarsi anche quelle estive. Come ha detto il presidente della Commissione Sportiva Nazionale Mauro Bottigliero, dietro la parola alpiniadi non ci sono solo le Alpi, ma anche lo sport con i suoi valori e le Olimpiadi, simbolo dell'incontro delle genti. Abbiamo vinto quelle invernali e abbiamo vinto finalmente anche quelle estive, perché a Cuneo siamo arrivati secondi per pochi punti. Quindi è una grossa soddisfazione questa volta averle vinte. Merito della preparazione degli atleti e dell'impegno che c'è stato da tutta la commissione sportiva per poter raggruppare una squadra perfetta che ha vinto anche quest'anno. Le alpiniadi a Bassano del Grappa sono state storia, ricordi, emozioni, sport e divertimento, ma anche tanto impegno non solo degli atleti ma anche del comitato organizzatore, degli enti locali, degli accompagnatori, dei tanti volontari e degli instancabili giudici, cronometristi, commissari, direttori e assistenti di gara che hanno fatto sì che le competizioni si svolgessero all'insegna della disciplina e della regolarità. Calato il sipario sulle alpiniadi estive, ora già si pensa a quelle invernali che si svolgeranno nel 2020. Recentemente il Consiglio Direttivo Nazionale ha assegnato l'organizzazione alla sezione valdostana e quindi nel 2020 saremo nella Valle d'Aosta. Anche in questo caso verrà coinvolta tutta la regione con le diverse specialità, ci sarà lo sci alpinismo, lo sci di fondo, lo slalom e magari anche lì avremo qualcosa di sperimentale o di nuovo, biathlon piuttosto che qualche altra prova con le carabine laser che abbiamo utilizzato qua o qualcosa che potremmo fare addirittura all'interno della città di Aosta, ma poi gli alpini hanno anche la capacità di innovarsi e di fare sempre qualche sorpresa. Nel frattempo tutti gli altri campionati IANA e l'annuncio di una novità per il 2019, la marcia di regolarità in Sicilia sulle pendici dell'Etna. La numero 36 della sezione Sicilia, la Sicilia abbiamo ragazzi!